Buongiorno ragazzi, andiamo a studiare adesso i principali accordi per chitarra. Andiamo a vedere l'accordo di Do maggiore come si fa. Si prende l'indice, si mette sul primo tasto della seconda corda, il medio si deve mandare sul secondo tasto della corda 1, 2, 3, 4 e l'anulare sul terzo tasto della quinta corda e dovrà suonare così. O con un plettro in mano che dovete tenere tra indice e pollice. L'accordo di Do minore richiede il barré, quindi è un accordo un pochettino più complesso. Adesso al momento lo tralasciamo. Andiamo sull'accordo di Re maggiore. L'accordo di Re maggiore si fa così: secondo tasto della terza corda, vedete 1, 2, 3, quindi dobbiamo roteare la mano un po' così, ruotare. E fare con il medio il secondo tasto della prima e l'anulare il terzo tasto della seconda. Cerchiamo di non suonare questa nota qui che non c'entra con l'accordo. E abbiamo il nostro Re maggiore, ripeto, indice, medio, anulare. Andiamo a fare il Re minore, indice sul primo tasto della prima corda, medio, secondo tasto della terza. Anulare terzo tasto della seconda. Non suoniamo questa nota, ma partiamo dalla quinta in poi. Accordo di Re minore, Mi minore, dito medio, quinto tasto scusatemi, secondo tasto della quinta corda con il medio e secondo tasto della quarta. Adesso andiamo a fare che cosa? Il Mi maggiore, secondo tasto esattamente di quinta e quarta corda, e il primo tasto della terza corda con l'indice, Mi maggiore, La maggiore, 1, 2, 3 dita tutte sul secondo tasto, di quale? Esattamente della quarta, terza e seconda corda. La maggiore, La minore, secondo tasto della quarta corda con il secondo dito, secondo tasto della terza corda con il terzo dito, primo tasto della seconda corda ed è il nostro La minore. E questi sono gli accordi principali. Buon lavoro!